Torna Pierpaolo Sileri, buonasera e Buonasera. bentornato, vice ministro alla salute. Pierpaolo Sileri più volte lo abbiamo apprezzato e seguito durante tutta l'emergenza esperimenti e questi esperimenti devono essere validati, cioè non è che si sveglia uno una mattina e dice ho trovato una cosa, questa deve essere poi testata, poi c'è la pubblicazione scientifica, cioè la questione è complessa. Chiedo però al governo come ci si deve comportare, cioè questo nuovo studio cambia dal vostro punto di vista la prospettiva oppure no? Guardi, Davide, o prima dello Sileri studio. ha le bandiere anche a casa, oppure quest'uomo alle No, io sto al 23 e ministero. 12 è ancora al lavoro, cioè Sta al è una ministero. Sono cosa. qua. Allora, io parto da uno studio scientifico e uno studio. È chiaro che una rondine non fa primavera e servono tanti studi, però il professore Clementi può confermare che quella che è invece l'evidenza clinica. L'evidenza clinica sono i numeri. Cioè, se io chiedo oggi quanti pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, vedo che ogni giorno questo numero di impegno dei posti letto in terapia intensiva cala. Vedo che i posti letto in malattie infettive e diciamo nei reparti Covid cala. Significa, ed è giusto, secondo me, quello che hanno scritto i 10 scienziati, che l'impatto clinico della malattia oggi è molto meno evidente. Impatto clinico significa quanto siamo sotto pressione. Poi, se il virus è anche mutato, questo chiaramente lo diranno i lavori scientifici. Però l'evidenza clinica oggi è che questo virus è sotto controllo, significa che si diffonde di meno, meno si diffonde, chiaramente meno saranno i malati gravi che arrivano in ospedale, ma quello che mostra Clementi e immagino altri scienziati in futuro confermeranno ciò che lui dice, anche diciamo, questi positivi di oggi sono positivi e non sono malati. Quindi è chiaro che qualcosa è accaduto. Quindi se poi qualcuno dice vi sarà una seconda ondata che sarà anche forse peggiore della prima, io su questo sono in disaccordo, perché innanzitutto non può essere paragonato a ciò che fu la spagnola. La spagnola era un secolo fa, diciamo, la struttura socio-economica era diversa da quella Certo. attuale, vi era la prima guerra mondiale, i militari che stavano male dal fronte, quelli che stavano peggio, tornavano a casa, erano vettori di malattia, ci furono diverse ondate, ma fu una situazione diversa. Anche le cure sono diverse, abbiamo oggi imparato a difenderci, abbiamo cure migliori, utilizziamo la mascherina, Purgatori. utilizziamo la distanza di No, sicurezza. chiaro, Sileri, Quindi adesso per... ci torniamo perché lei Perfetto. ha introdotto, no, e la ringrazio perché in realtà ha introdotto. Vedi. Sileri, Allora, io sul. credo che i risultati che oggi vediamo sono legati a ciò che abbiamo fatto. Oltre il lockdown, diciamo queste cose del distanziamento di sicurezza, mascherina, lavaggio delle mani, dobbiamo continuare in questa direzione, con responsabilità, cioè significa imparare a convivere con il virus, trasformare quella che è la paura che abbiamo avuto nei mesi passati in consapevolezza. Il virus esiste, come tantissime altre Bene, malattie. ma il Possiamo metro di prevenire la distanza a trasmissione in questa scuola maniera. S si può superare secondo lei? Perché si dice secondo che me, entro se qualche giorno si saprà. Secondo me si può superare soprattutto se l'andazzo, diciamo, dell'epidemia è quello che osserviamo oggi. Cioè, è possibile che... Come legge il Perché dato di continuare a oggi? No, mettere paura? ma scusa. Diciamo, diciamoci le cose come sono. Le cose attuali sono buone. Continuiamo con la distanza di sicurezza, mascherina e quant'altro e saremo presto liberi dal virus. Scarichiamoci anche immuni, così lo ripeto l'ennesima volta perché molti hanno paura di scaricarlo. Perfetto, e andiamo avanti così. Cioè, viviamo settimana dopo settimana, monitoriamo, spegniamo i focolai individuando i positivi come stiamo facendo e stiamo andando bene. È inutile mettere paura, la paura deve essere lasciata alle spalle. Perché se io vado da un mio paziente e gli dico hai un brutto tumore, ti opererò, ma le cose andranno male, quello scappa oppure si suicida. Diciamo le cose come sono, le cose stanno andando bene, proseguiamo su questa strada. Sileri, il mio dovere civico l'ho fatto e Immuni l'ho scaricato. Le chiedo No, ma quello però, è YouPorn, è le sbagliato. chiedo Youporn. però, no, no, è Immuni, Sì. le chiedo però, oggi si sono riaperti per fortuna i centri estivi, tutti noi abbiamo figli, tra un po' mi arriverà il mio quarto figlio, quindi figuriamoci, la chiusura delle scuole per noi è stata, per i padri e le madri è stata una cosa drammatica, oltre che per i ragazzi. Ma aver riaperto i centri estivi equivale ovviamente a dire che il metro di distanza non esiste più. Cioè, la conversazione che stiamo facendo sul metro di distanza ipotizzato a settembre a scuola è già annullato dai centri estivi, perché non è che nei centri estivi dove i nostri figli vanno stanno a un Sono metro di cose distanza. clandestine, questa è la Quindi verità. questa può sembrare Ci una. sono i locali chiusi, ci sono No, i sedili ma lo bannati chiedo a nelle Sileri. aerostazioni, ci sono i sedili bannati Progressivamente sugli autobus. torneremo. Di che parliamo, Clementi, ragazzi? prenda Telese come portavoce del movimento, del manifesto vostro, secondo me, lo deve prendere proprio come.
È evidente che il metro di distanza è utile, diciamo, il metro di distanza è necessario. Laddove non riesci a mantenerlo, tieni la mascherina, però un bambino molto piccolo la mascherina non gliela metti. Allora qualche rischio va pure preso. Questo. Peraltro, qualche rischio va pure preso. Ripeto, non possiamo fare medicina difensiva. La politica è una cosa e la medicina è un'altra. La medicina guida il politico, però non può diventare il politico difensivo. Funziona. Va trovata una sintesi, perché altrimenti non si va avanti. In questo momento la sintesi può essere trovata perché le cose stanno andando bene. Se a ottobre le cose riandranno male, faremo un passo indietro, ma fino a ottobre viviamo bene, consapevoli, il virus circola, ci difendiamo. Molto rapidamente, Clementi.